dalla Fratellanza Bianca Universale, l'insegnamento di Omram Mikhail Ivanov. Spirito e materia. Il ruolo dello spirito e della materia. Non dobbiamo vedere opposizioni tra lo spirito e la materia, poiché la materia è una condensazione dello spirito, ed è su questa materia, da lui stesso originata, che lo spirito agisce per far apparire le innumerevoli forme della vita. Lo spirito e la materia sono due aspetti di Dio stesso. La materia è altrettanto sacra, altrettanto santa, quanto lo spirito, poiché è figlia dello spirito stesso. Nella Genesi è detto che Dio creò Adamo ed Eva, ma questo è un modo per esprimere l'idea che egli ha creato lo spirito e la materia. Dio ha creato Adamo, lo spirito, e da una costola di Adamo ha formato Eva, la materia. Per gli iniziati, che possiedono il vero sapere, la materia non è potuta apparire dal nulla, ma ha la propria origine nello spirito, è uscita dallo spirito ed è il risultato del lavoro di Dio stesso. Grazie all'anima e allo spirito, l'essere umano è di essenza divina e come tale si manifesta in alto nei mondi superiori. Tuttavia, deve anche dare alla sua anima e al suo spirito la possibilità di conoscersi e di manifestarsi in basso, attraverso la materia del corpo fisico. Sono questa coesistenza dello spirito e della materia in uno stesso individuo e le relazioni che intercorrono tra l'uno e l'altro appare dell'esistenza umana qualcosa di così complesso e misterioso, simboleggiato dall'immagine del serpente che si morde la coda. La testa rappresenta il sé in alto, lo spirito. La coda rappresenta il sé in basso, la materia. La testa ingoia la coda. Ciò significa che lo spirito lavora sulla materia per potersi manifestare attraverso di essa. Lo spirito che è in alto, che è onnisciente e onnipotente, deve potersi guardare in basso attraverso la materia come in uno specchio. Ecco lo scopo dell'iniziazione: rendere la materia capace di rinviare allo spirito la sua stessa immagine. Il senso della vita, l'evoluzione. Ci si può domandare perché lo spirito, che è già tanto disceso per penetrare la materia, non l'abbia resa più nobile, più sottile. In realtà, lo spirito non può manifestarsi in basso, attraverso l'opacità della materia, come si manifesta in alto, nella sua onnipotenza e onniscienza. Più penetra la materia, più è limitato e impossibilitato a manifestare le proprie qualità. In realtà, la discesa dello spirito nella materia, già da milioni di anni, ha portato molte possibilità all'uomo, quali la sensibilità e le facoltà intellettuali, ma la vera spiritualità ancora non c'è. La materia ha raggiunto lo stadio intellettuale, ma questo ancora non è sufficiente. Per questo, ora sarà lo spirito cosmico e non più solo lo spirito individuale di ogni essere a scendere sull'umanità per spiritualizzarla. Fino ad ora era lo spirito individuale a dover scendere in ogni corpo fisico per farne la propria dimora. E in questa lotta per animare e rendere più sottile la materia, il corpo fisico perdeva molte delle sue virtù. Ma questa volta sarà una discesa collettiva, cosmica, e lo spirito divino verrà per vivificare e risuscitare tutte le creature. Equilibrio tra vita spirituale e materiale. Ognuno rivela il suo grado di evoluzione con il modo in cui regola i due aspetti della vita, materiale e spirituale, e niente più difficile. Gli uni sono tentati di sprofondare nella vita materiale, dimenticando la vita dello spirito, gli altri di occuparsi solo della vita dello spirito, trascurando la vita materiale. Ma esiste una terza soluzione, che è quella che ognuno deve trovare per sé, poiché ogni caso è diverso. In fondo, certo, tutti gli esseri umani possiedono la stessa natura, hanno gli stessi bisogni, ma il loro grado di evoluzione non è lo stesso, il loro temperamento non è lo stesso, la loro vocazione in questa esistenza non è la stessa, e ognuno deve trovare individualmente il proprio equilibrio senza voler imitare il vicino. Colui che si sente spinto a mettere su famiglia non può risolvere la questione come quello che vuole rimanere celibe.
colui che ha bisogno di molta attività fisica non può fare la stessa vita di chi ha un temperamento meditativo, contemplativo. L'essenziale è che ognuno sia capace di analizzarsi bene per conoscere le proprie tendenze profonde. In seguito, una volta che le conosce, si sforzerà di equilibrare nella sua vita il lato materiale e il lato spirituale.